40 anni fa, qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz? Era stato lunarmente diverso, di notte, dopo 5 giorni di un viaggio disastroso in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, si erano delle scritte insensate, nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, da cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di essere, aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più. Com'era stato quel viaggio, quei 5 giorni? Cosa ricorda? Ne ricordo benissimo, ricordo molto. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo, c'era appena appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua, non abbiamo pensato, o poca acqua, nessuno ce l'aveva detto, pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone e noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata, a ruttina di ruggine, oltretutto sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarci la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E che cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito. Dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo. Sono stati smistati direttamente le camere a gas. In questo scenario truce, di notte, con i riflettori, con gente che urlavano come non avevo mai sentito urlare, urlavano ordini che noi non capivamo, siamo scesi dai vagoni e ci siamo fatto allineare, c'era davanti un sottufficiale o un ufficiale, ho poi saputo dopo che era un medico, ma allora non lo sapevamo, che chiedeva a ciascuno, puoi lavorare o non puoi lavorare. Io mi sono consultato con quello che era vicino a me, era un mio amico, era un padovano, più anziano di me e anche non in buona salute, e gli ho detto io mi dichiaro abile al lavoro, e lui mi ha detto fa come vuoi, per me è tutto lo stesso. Avevo già abbandonato ogni speranza, infatti si è dichiarato inabile, non è entrato in campo e faceva parte, non ho mai più rivisto, come nessuno degli altri del resto. Il lavoro lì in Auschwitz com'era? Il mio campo, 10.000 prigionieri, Monowitz appunto, faceva parte di una industria appartenente alla IG Farbenindustrie, che era un enorme trust chimico tedesco, adesso smantellato. Si trattava di costruire una nuova fabbrica di prodotti chimici dell'area di qualcosa come 6 km quadrati. Il lager di Monowitz, fatto quasi esclusivamente di ebrei, doveva fornire la manodopera non qualificata.
Nonostante tutto, siccome la manodopera specialistica era molto scarsa in Germania allora per via degli uomini al fronte, a partire da un certo periodo hanno cercato anche fra di noi, teoricamente manovali e schiavi, gli specialisti. Hanno cercato chi, fin dal primo giorno, dal giorno di ingresso nel lager di Monowitz, c'è stata una specie di ricerca anagrafica, hanno chiesto a tutti l'età, il titolo di studio e il mestiere. E questa è stata una delle mie fortune, perché io mi sono dichiarato chimico, senza sapere che eravamo addetti a una fabbrica di prodotti chimici. E questo mi ha portato poi molto più avanti qualche vantaggio, perché ho lavorato gli ultimi 2 mesi dentro un laboratorio. E il vitto lì com'era? Beh, il vitto era il problema numero uno. Io non sono d'accordo con quelli che descrivono la zuppa e il pane di Auschwitz come disgustosi. Per quanto mi riguarda, avevo talmente fame che li trovavo buoni, e non ho mai trovato disgustoso il vitto, neanche il primo giorno. Era scarso, ci davano una razione minimale, equivalente all'ingrosso a 1600-1700 calorie al giorno, teoriche, perché poi c'erano dei furti a metà strada, quindi arrivava a noi meno del teorico. Questo era lo stanziamento, diciamo così, ufficiale. Ora, lei sa che con 1700 calorie un uomo che pesi poco può vivere non solo senza lavorare, può vivere coricato. Ma noi dovevamo lavorare, e lavorare al freddo, e lavorare anche in lavori molto pesanti. E quindi questa razione di 1700 calorie era una lenta morte per denutrizione.